Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mi pare che però siamo davanti a un cortocircuito anche siamo politico. Siamo davanti a un cortocircuito e a una forte schizofrenia, perché da una parte c'è un partito che è spaccato sul territorio, prende atto dalla realtà e quindi assume posizioni pragmatiche. Quindi i sindaci del PD giustamente dicono qui le persone sono troppe, spaccato, non si riescono a gestire. Ma non è spaccato. Poi c'è una leadership del PD. Mi faccia finire, però ha parlato mezz'ora. Poi c'è una leadership. Poi c'è una leadership del PD. Non può però raccontare balle. È una posizione diversa da quella della leader del PD, Elish Line. È anche lei che fa parte della segreteria e continua a parlare di accoglienza diffusa, mentre i sindaci dicono basta arrivi di immigrati. Non riusciamo più a sostenerli. Quindi i sindaci fanno i conti con la realtà. Chi sta nella segreteria non fa i conti con la realtà e continua a fare delle battaglie ideologiche e quindi continua a chiedere ad esempio un'altra operazione Mare Nostrum che fu il fallimento più totale degli ultimi 15 anni. Continua a chiedere la riforma della Bossi Fini che il PD in 20 anni non ha mai riformato. Ma perché non l'ha mai riformata la Bossi Fini in 20 anni il PD se è così sbagliata come legge? Allora non si possono continuare a dire delle cose che sono completamente fuori dal mondo e fuori dalla realtà. Drammaticamente i territori e i sindaci, sia quelli di destra sia quelli di sinistra, si stanno rendendo conto che l'immigrazione non può essere governata con le belle parole, con i buoni sentimenti, ma deve essere gestita partire da una diminuzione dei flussi, perché se non si limitano i flussi questa situazione è ingestibile, nessuno riesce a gestirla. Mi pare che questo 2023 non sia andato nella direzione auspicata anche da chi si era presentato agli elettori dicendo prima si accusava la Meloni di voler chiudere i porti, adesso la si accusa di devo chiudere perché stiamo andando in pubblicità in un tweet Buccini, potrebbe essere risolutivo la riforma della Bossi Fini, mi fate sentire Buccini per favore? Mi sembra che il